Ti faccio un'altra domanda. Se ne avresti la possibilità, con quale cantante italiana e non ne vorresti collaborare? L'ho già detto, però questa ovviamente è una risposta ovvia. Io aspiro a una collaborazione con Bjork da 10 anni almeno. Quindi magari ti sente mentre fai questa canzone che è bellissima. Come? Magari ti ha sentito anche già, ti ha visto in TV quando hai cantato a Hyperball. E dai, ce lo fai un pezzo di Hyperball perché è bellissima proprio. Certo. Dai, dai. Così, un puntino proprio. Sì. We live on a mountain, right at the top. It's a beautiful view from the top of the mountain. Every morning I walk towards the edge and throw away the things of. I go through this before you wake up, so I can feel happy to be safe up here with you. Eccola. Ci vuole un altro wow solo per descrivere. Grazie mille. Quindi, allora, facciamo un'altra domanda dopo questo stacchetto che è stato piacevolissimo. Qual è la più grande difficoltà che hai dovuto affrontare in tutti questi anni di carriera musicale? Proprio il rapporto con la discografia. Diciamo che non sei la sola, forse. È un po' quello, un po' il problema di tutti gli artisti, insomma, in realtà. Siamo veramente in tanti, diciamo così, a non essersi potuti esprimere nel tempo come avremmo voluto, insomma. La discografia italiana sta messa, lo sappiamo tutti come sta, no? Siamo in grossa difficoltà, insomma. Sicuramente i talent show in questo momento... Stanno aiutando abbastanza, direi. Abbastanza. Sì, perché anche la partecipazione a Sanremo di tre... dei partecipanti sono nati in uno di questi talent. Cosa pensi appunto di per esempio di Noemi, che è andata pure a Sanremo? Hai fatto anche una cover, se non sbaglio. Sì, ma lei mi piace molto. Come? Ti piace questa cantante o preferisci lei come cantante, come artista? Assolutamente sì, mi sono innamorata del pezzo che ha fatto con la Mannoia. Sì. Diciamo che ci siamo innamorati un po' tutti di questo pezzo, perché sì. È dal 4 settembre che questo pezzo va in radio sempre. E quindi ti è piaciuto abbastanza. Allora ti direi quasi quasi di cantarci Briciole, ma se non ti va, non lo fare. Dai, ci fai soltanto Non c'è più. Dai, dai. Così? Sì, sì. Va bene. Non c'è più niente, niente, niente che mi leghi a te. Fantastico. E per voi Noemi. No, Paola Canestrelli. Ho letto pure sul tuo MySpace, tra parentesi, Paola Canestrelli Nina, è un soprannome, spiega un po' questo Nina. Ed è stato il mio nome d'arte per tutta la carriera live da... Prima di arrivare a X Factor, sì. Diciamo, perché poi X Factor ti sei conosciuta come Paola. Sì, è Nina comunque. Nina, sì, sì, sì. Mi scusa. Una figura, sì. Quindi, un sogno nel cassetto, oltre quindi alla musica, diventare a affermarti, perché vabbè, questo credo che l'abbiano tutti, questo sogno di affermarsi nel mondo della musica, però oltre, cosa vorresti fare nella vita, oltre proprio a livello personale? Guarda, c'è un patto fatto con la mia famiglia da sempre. Io ho una sorella veterinaria. Sì. E noi portiamo avanti nel nostro piccolo e non proprio piccolo una missione, che è quella di occuparci dei randaggi e insomma di tutti gli animali che in un qualche modo domestici non hanno una famiglia. Esatto. E il nostro grande sogno è quello di aprire un centro di recupero animali, di accoglienza. E guarda, ti confesso che è anche il mio sogno proprio. Magari ci incontreremo un giorno, perché è proprio il mio sogno diventare un veterinario e avere un centro di recupero animali. Però visto che stiamo parlando di musica, dimmi i tuoi progetti per il futuro nel campo ovviamente della musica. Guarda, io se puoi ovviamente. Certo, come ti ho detto prima, con la Ego Music abbiamo realizzato questo EP, che
che uscirà ad aprile nei negozi e in tutte le radio, mentre domani usciranno i primi due estratti di questo EP su iTunes e tutti i portali. Quindi noi ricordiamo, chi vuole ascoltare Paola, che vada subito a scaricare la musica legalmente su iTunes, certo, che è sempre meglio. Certo. Noi andremo ora subito dopo a ascoltarti con Hyper Ballad, perché l'abbiamo appunto scaricata, l'andremo a ascoltare per il piacere dei nostri ascoltatori. Quindi ti invito, non so, noi ti ringraziamo da tutti e tre, dai, fate almeno dite una parola voi tre. Grazie a voi ragazzi. Ti rinnoviamo gli auguri, in bocca al lupo per la tua carriera, perché sicuramente sarà, perché hai una voce così potente che ti auguro veramente il meglio. Guarda, io comunque, insomma, spero non oltre dicembre tirerò fuori anche il mio disco. Però di questo, insomma, avremo modo di parlare. Noi siamo sempre disponibili. Se te fai qualche disco, qualche novità, noi siamo sempre disponibili. I nostri numeri ce l'hai. Certo. Ci puoi contattare. Ci puoi sempre contattare tranquillamente. Quindi noi ti salutiamo. Ti invitiamo magari a fare un consaluto ai nostri ascoltatori, che sono in tanti, te lo dico, sono veramente in tanti, perché i messaggi sono arrivati tantissimi. Bene, io ringrazio tutti tanto per avermi sostenuta in questo percorso e per esserci ancora, veramente grazie. E scaricateli domani questi pezzi che sono fantastici. Appunto. Quindi noi rinnoviamo il nostro saluto e i nostri auguri per la festa delle donne e anche alle nostre ascoltatrici. E noi ti salutiamo allora con la tua canzone. Grazie a tutti. Va bene. Un bacio ciao. Grande. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Salutiamo allora con la tua canzone. Grazie a tutti. Va bene. Un bacio grande. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.